Amici di Fishing Evolution, in questo video tutorial vediamo come si utilizza il bait clip stonfo per braccioli che agganciano dal basso verso l'alto. Ma prima la sigla. Bait clip ideale per essere montato su qualunque diametro di filo perché è disponibile in tre misure. È composto da due elementi che si montano a carrellino scorrevole, e le misure disponibili sono la misura 1 per i fili che vanno dallo 0,15 allo 0,35, la 2 dallo 0,40 allo 0,60, la 3 dallo 0,60 allo 0,80. Noi stiamo utilizzando la 2. Vediamo un po' come si monta. Questo bait clip è a carrello scorrevole, si monta facendo scorrere una parte dentro l'altra. Mettete un like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella, mi raccomando, per non perdervi i prossimi video. Andiamo avanti, va. Questo bait clip montato è così. Ha questo aggancio dove praticamente viene agganciato l'amo che scorre verso il basso. Quello è il blocco sul filo, che adesso vi faccio vedere proprio come funziona. I due carrellini scorrevoli hanno un taglio dove si alloggia il filo. Andiamo a fare una simulazione. Portiamo l'amo verso l'alto, vediamo su per giù dove dobbiamo poggiare il nostro bait clip, inseriamo il primo lato facendo passare il filo nel taglio, il secondo nel lato opposto, il filo passa al centro, facciamo scorrere dall'alto verso il basso il carrellino scorrevole fino a chiuderlo. E il bait clip è montato, così l'abbiamo montato sul nostro trave dello 0,50, però è mobile, vedete, si muove. Come facciamo a bloccarlo? Prendiamo questo gancettino dove agganciamo l'amo e lo spingiamo verso il basso. Spingendolo verso il basso va a bloccarsi. Che figata, bellissimo. Ora tiriamo su il gancettino, agganciamo l'amo sul bait clip, lo tiriamo, lo mettiamo in tiro, non troppo, il bracciolo deve essere parallelo ma non in tiro. Una volta visto dove dobbiamo bloccare il nostro bait clip, spingiamo giù la levetta e il bait clip è bloccato. Ora controlliamo che il bracciolo sia perfettamente parallelo al trave, agganciato, e facciamo una simulazione. Questo è il bait clip montato. Il piombo entra in acqua, arriva sul fondo, il trave si adagia sul fondo e sgancia l'amo. Mettiamo in tiro e siamo in pesca. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ditelo a nessuno. Ciao ciao!